Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video parliamo di reddito di cittadinanza. Continuano gli scontri al governo per chi sostiene di prorogare la misura e chi invece vorrebbe cancellarla. Tra questi vi è Matteo Renzi che, per quanto riguarda il suo referendum riguardo la cancellazione del reddito di cittadinanza, ha riscosso poco successo. Vediamo insieme tutti i dettagli nel video. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come ben sappiamo, il reddito di cittadinanza è al centro di una vera e propria battaglia politica. C'è infatti chi, come il centrodestra, vorrebbe cancellarlo insieme a Italia Viva, e invece chi, come il PD e il Movimento 5 Stelle, vorrebbe conservarlo e addirittura migliorarlo. Come abbiamo raccontato in diversi nostri video pubblicati negli scorsi mesi, Matteo Renzi ha continuato la battaglia per la cancellazione del reddito di cittadinanza. Infatti Italia Viva ha lanciato una petizione online ad agosto, ottenendo però risultati molto deludenti. Le sottoscrizioni dopo oltre due mesi sono a quota 4.930, ovvero meno di 5.000 firme raccolte con l'obiettivo appunto della cancellazione del reddito di cittadinanza. Secondo gli ultimi dati raccolti, in un giorno sarebbero raccolte in media solo 70 firme. Dunque un vero insuccesso, in quanto per firmare la petizione basta inserire un semplice indirizzo email e non mezzi di identità digitale più complicati come lo SPID. Dunque la petizione di Italia Viva non ha raggiunto i risultati sperati e sembra ovvio che il reddito di cittadinanza sarà prorogato anche nel 2022. Bisognerà vedere quali saranno le novità, anche se, come abbiamo annunciato in un nostro precedente video, la misura di sostegno potrebbe cambiare non poco, innanzitutto con l'inserimento di controlli più severi nei confronti dei cosiddetti furbetti che percepiscono il reddito senza averne i requisiti. E anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.